Oltre 40.000 confezioni di medicinali destinati anche a pazienti affetti da gravi patologie, per un valore complessivo di circa 700.000 euro, sono stati scoperti e sequestrati dai militari dell'arma dei carabinieri nel corso di un blitz a Marcenise, in provincia di Caserta, ed a Scafati. In due diversi locali erano custoditi medicinali da banco ed ospedalieri, tra questi anche farmaci destinati alla cura di patologie tumorali, epatiche, cardiocircolatorie, per l'HIV e gravi malattie psichiche. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno accertato che le 40.000 confezioni erano state trafugate nel corso di una doppia rapina, la prima ai danni di un autotrasportatore avvenuto a Cerignola nell'aprile del 2014 ed un'altra parte nel corso di un furto a Bari lo scorso febbraio. A gennaio, lo ricordiamo, i carabinieri avevano sequestrato in altri due depositi del Napoletano, ad Ottaviano e Nola, farmaci e parafarmaci di tipo ospedaliero e di libera vendita, nonché antitumorali, per un valore di 1 milione di euro, frutto di una rapina ai danni di un camionista nell'area industriale di Marcenise.